Sebbene gli strumenti aerofoni ad ancia semplice esistano fin dai tempi più antichi, l'invenzione del clarinetto risale al 1700 circa ed è attribuita al tedesco Johann Christoph Denner. Ed ecco due riproduzioni moderne del clarinetto di Denner, con sette fori e due chiavi. Ma lo strumento moderno non esisterebbe senza il contributo di Ivan Müller, che nel 1812 portò a 13 il numero delle chiavi. E inoltre intervenne sulla fattura dei cuscinetti, cioè quelle imbottiture che permettono di chiudere ermeticamente i fori. Importante e definitivo fu poi il contributo di Hyacinthe Closè. Nel 1839 Closè presenta un sistema di chiavi ad anello ispirato a quello già inventato da Theobald Boehm per il flauto. In pratica nasce il clarinetto moderno, con 17 chiavi e 6 anelli che permettono di controllare 24 fori. Possiamo ora vedere le diverse parti del clarinetto smontate. Dapprima il pezzo superiore. Quindi il pezzo inferiore. Queste sono le due parti su cui sono montate le chiavi. Da sinistra notiamo il barilotto che serve per collegare il pezzo superiore con il bocchino e la campana. Da sinistra, smontati, l'ancia di bambù, il bocchino e la fascetta che serve per assicurare l'ancia al bocchino. Ed ecco gli stessi tre pezzi montati. Ora vediamo il sistema delle chiavi in azione. Notiamo come più fori possono essere chiusi o aperti utilizzando un solo dito. Le chiavi permettono anche di agire su fori che altrimenti sarebbero fuori dalla portata delle dita. Allo stesso tempo, grazie alle chiavi, i fori del clarinetto possono essere disposti dai costruttori nelle posizioni migliori per la resa dello strumento. Il clarinetto ha due registri, cioè due voci diverse. Le note più gravi fanno parte del registro anche noto come chalumeau. Ecco una riproduzione moderna dell'antico chalumeau, da cui prende il nome il registro grave che stiamo ascoltando in questo momento. Il registro che comprende le note più acute è anche noto come clarino, che è uno dei nomi antichi della tromba. In passato si riteneva infatti che le note più acute del clarinetto ricordassero un po' quelle della tromba. Il portavoce, aprendo un foro, divide in tre parti la colonna d'aria che, posta in vibrazione dall'ancia, produce il suono del clarinetto. Come conseguenza, la frequenza della nota viene triplicata, producendo il terzo armonico.